Saluto a tutti da Criticone. Oggi voglio mostrarvi questa mandolina che è molto simile a quelle che ho recensito, diciamo, in passato, ma ha delle piccole differenze che poi sono quelle che mi hanno convinto, diciamo, a volerla testare. Quindi, innanzitutto abbiamo, diciamo, questa rotella che serve per inclinarla, quindi alzare lo spessore, e poi abbiamo il manico un po' ricurvo, che diciamo non è tanto il fatto che abbia il manico ricurvo, ma il fatto che è diverso il modello rispetto a quelli che avevo già provato. Come molti di voi sapranno, ci sono aziende che producono gli stessi tipi di prodotti applicandovi un marchio diverso, e quindi diciamo che ci sono tutti un po' più o meno uguali, quelli lì che vedete. Mentre invece questa, diciamo, era un po' diversa, quindi ho detto proviamo anche questo modello, magari ci piace di più o magari no. Allora, innanzitutto osserviamo che qui ci sono indicate ben 5 tipi di lame diverse per ogni evenienza, quindi ci sarà quella per formaggio, ci sarà quella per fare le carotine julienne o per tagliare la patata, diciamo, a griglia. Insomma, ci abbiamo un po' di tutto. E quello che andremo a fare adesso, farò l'unpacking rapido e dopodiché andremo a fare il test per vedere effettivamente se vale quello che costa. Dunque, eccoci di nuovo qui. Allora, a parte vi ho fatto vedere prima, all'interno c'è il marchio del venditore. E la cosa che mi è piaciuta subito, diciamo, di questo prodotto è il fatto che questa parte è molto rigida e quindi non tende a piegarsi. Se vedete, provo a farvelo vedere un po' meglio, io spingo ma si piega di neanche un millimetro, rispetto alle altre che invece quando le premete vanno proprio giù e quindi non riuscite a mantenere la giusta dimensione, quindi vi vengono a me in passato mi è capitato su alcune mandoline fatte in plastica che mi venivano fuori tutti gli spessori diversi. E la lama che troviamo inserita, questa qui, è la lama appunto per affettare, come avrete immaginato, e qui c'è, come vi facevo vedere prima, il meccanismo che consente di alzare o abbassare l'inclinazione. Allora, se noi andiamo ad aprire questa parte qui, vediamo come funziona questo meccanismo. Quindi questo va ad applicare su diciamo questa vite va ad applicare una forza su questo perno che fa alzare o abbassare, diciamo, l'inclinazione della parte finale. Ma io vi posso garantire che questo è veramente tosto, è duro, proprio duro duro duro. Quindi questa cosa è importante, perché non mi era mai capitato finora di trovare mandoline così precise, insomma, a livello di durezza. Ora poi l'andremo a provare col prodotto, perché è chiaro che poi a vederla così è un conto, a provarla un altro. Allora, per quanto riguarda le lame, come vi dicevo prima, abbiamo la lama per affettare, la lama per diciamo tritare il formaggio, diciamo, non lo so se è per quello, dopo lo proviamo col formaggio e vediamo che succede, perché vedo tutti questi dentini, non so se riesco a farveli vedere, che ci sono attorno a questi cerchietti, che sembra proprio quella per la grattugia classica, diciamo, però un po' più grossa. E questo è quello che ci consentirà di fare delle patatine a fiammiferino, almeno così fanno vedere sull'immagine del sito. E questo dovrebbe essere lo strumento che ci consentirà di fare le patate a griglia. Avete presente quelle fatte tutte con i quadratini dentro, insomma? E mentre invece questa qua ci permetterà di fare le carote sempre tagliate a fiammiferino, insomma. E allora, ovviamente, adesso datemi un istante, preparo il tavolo e ci rivediamo tra un attimo per il test. Allora ragazzi, eccoci di nuovo qui. E io qui ho preparato alcune cose, questo per pulire, e abbiamo il nostro tagliere per preparare, diciamo, le nostre verdure. Allora, iniziamo con la cipolla, che penso sia la cosa più facile da affettare, anche la più logica, dal momento che abbiamo qui la lama giusta. Allora, andiamo a fare un po'
altina, facciamo un pochetto di meno, così. Qui abbiamo il nostro salvamani, perché altrimenti ci affettiamo prima o poi, vi assicuro ragazzi che prima o poi capita. Andiamo a fare una prova, un po' duro da passare, questa è una cosa che potrebbe indicare che la lama non è propriamente, come si dice, non è molto affilata. No, infatti decisamente la lama non è affilata per niente ragazzi, fa un casino. Peccato, 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 peccato. Sta facendo davvero una pessima figura. Potrebbe darsi che magari ha bisogno di un'affilata, però diciamo che non è una cosa, non partiamo proprio col piede giusto. Ecco, adesso già che magari andando avanti sembrerebbe che prende un po' di più. Non so quali siano le ragioni, vedete, niente. Tende a fare a saltare, perché evidentemente non è molto affilata e quindi in determinati momenti passa, in altri no. Andiamo a vedere il risultato. Peccato, perché mi dispiace molto, perché la parte di, come vi dicevo prima, della plastica regge benissimo. Le fette le ha fatte, come vedete, e sono pure tutte dello stesso spessore, perché malgrado io premessi molto, come vedete, è andato bene, nel senso ha tritato quello che doveva tritare in modo giusto, cioè l'ha affettato in modo giusto, non tritato. Allora, andiamo a vedere qualche altra lama, proviamo le altre, magari sono affilate le altre. Allora, io voglio fare un ultimo, prima di passare a un'altra lama, voglio prima fare un ultimo test utilizzando la patata, che magari rispetto alla cipolla ha una superficie, diciamo, meno ostile per queste lame. In effetti le patate vedete che vengono bene. L'unica cosa, appunto, questa lama non è delle più affilate, cioè mi è capitato di testare prodotti differenti, cioè simili, ma con lame veramente affilatissime. Vi faccio vedere un esempio, vedete che sono perfette, cioè sono veramente uguali. Ragazzi, peccato davvero, cioè io penso che, non lo so, io forse ci passo pure sopra sta cosa, nel senso che io ce ne ho altre di mandoline che tagliano come rasoi, e tuttavia non sono precise, quindi alla fine vanificano la questione. Io penso che vorrei approfondire di più il fatto dell'affilatura, magari capace pure che la porto ad affilare e la riprovo, anche se magari voi direte non vale la pena perché costa 18 euro, però vi dico che è difficile trovare una superficie così dura. Andiamo a provare un'altra lama. Dall'apposito bottoncino qui, vedete, è possibile sganciare la nostra lama. Peraltro, se vi interessa, da qua si può anche affilare, quindi si potrebbe veramente fare quel discorso che dicevo io prima. Allora, andiamo a provare un'altra. Io direi di provare, vediamo un po' che ci abbiamo. Proviamo quella, ci abbiamo le patate, proviamo quello che fa la patata a griglia. La mettiamo, la colleghiamo, vedete che io l'ho richiuso qui, ed andiamo a riprovare con la nostra patata. Allora, questa va fatta, vedete che fa la riga, no? Dopodiché va girata, quindi va... Adesso ho beccato... Questa andrebbe fatta così, perché se la facciamo nell'altro modo... Vedete, va fatta... Ogni volta va girata, quindi va di nuovo fatta così. Poi riva girata ancora, e va fatta così. E facendo attenzione a non tagliarsi la mano, perché facendo in questo modo il rischio è grosso. Però, se vogliamo ottenere un effetto a grigliatura, è necessario girare la patata varie volte. Allora, come stavo dicendo prima, il problema, questa la tagliate bene, tutte dello stesso spessore. Il problema è uno, è che non ho calcolato che bisogna stringerla qua, perché altrimenti la croce non viene. Infatti a me non è che non ha funzionato, è che so io che non ho stretto abbastanza. Proviamo con quest'altra patata, andiamo a tagliare una parte per dare una parte piatta, ecco qui. Allora, un taglio, giro, un altro taglio, andiamo a vedere com'è venuta. Eccola qua, infatti, vedete che c'è la grigliatura, no? Quindi l'effetto, diciamo, viene. Allora, andiamo a togliere questa roba qui e proviamo con questa qui, che era, se non sbaglio, la lama per patatine, diciamo, per fare le patatine quella a fiammifero. Andiamo a inserirlo, chiudo, andiamo a fare con il nostro geggio la...
Questa fa un po' di resistenza, vede, ecco, vedete, mi è proprio partita letteralmente, quindi questa un po' di fatica la fa, ma credo che sia normale, perché col fatto che io, ragazzi, vi dico, non ho mai fatto le patatine così, nel senso che di solito le taglio a mano o utilizzo l'altro attrezzetto, quello che serve per fare, però vedete, funziona. Certo, non sono proprio come aspettavo io, queste qui sono più, vedete, sono, diciamo, talmente sottili che le ho fatte proprio piccoline, però immagino che sia l'unica possibile alternativa, perché questa può essere utile, sapete per cosa? A parte per fare, se volete fare il purè o se volete fare un qualcosa, ma il purè di solito uno lo fa direttamente con la patata intera e poi la schiaccia. Comunque, diciamo che con questo ci si può fare, ci si possono fare svariate altre cose. Adesso vabbè, togliamo quello, il contenuto, andiamo a fare altri test. Abbiamo visto, diciamo, il risultato di questo tipo di lama. Allora, andiamo ad aprire, estraggo la lama. Proviamo con la prossima, proviamo questa. Questa era quella per le carote. Ecco fatto. Anche questa non c'è regolazione, ragazzi, come vedete. Andiamo a prendere la nostra carota. Lo attacchiamo. Se ci riesco, ecco, non ci riesco perché chiaramente è troppo lunga. Tagliamone un pezzo. Ecco fatto. Allora, no, non ci si riesce così. E vabbè, la faccio in quest'altro modo. Andiamo a vedere il risultato. Ecco qua. Allora, ragazzi, non è una julienne, diciamo, di quelle che troviamo nelle insalate. Questa sembra più una grattatura proprio. Quindi pure qui, diciamo, anche qui non ci siamo molto. Nel senso, il risultato mi aspettavo qualcosa di meglio. E in ogni caso, anche perché questa è talmente delicata che quando andate a metterla nell'insalata o roba simile nemmeno si vede, cioè nel senso la va a macchiare un pochetto. Però c'è da dire una cosa, che la cosa, anche diciamo il lato positivo, per non dire che è veramente brutta, è che comunque rimane più delicata, è morbida proprio, è soffice, vedete come, quindi diciamo non fa quell'effetto dei fiammiferini molto duri. Ho intenzione di fare un altro test sulla lama di prima, perché adesso mi è venuto in mente, col fatto che abbiamo usato questa con le carote, ho detto proviamo a vedere con la lama questa qui, se usando le carote che effetto troviamo. Ecco, con queste sono un po' più dure, ma sono sempre grattate, ragazzi, non sono dei fiammiferi perfetti. Su questo devo dire che le altre, diciamo, le altre mandoline, non mi sono capitate mandoline molto più precise, perché questa alla fine, ragazzi, è una grattugia. Mi sono capitate quelle che hanno praticamente degli anellini, diciamo, qui che voi passate e viene fuori proprio il fiammiferetto. Però sinceramente questo qua è una grattugia, grattugia, grattalo gratta la cosa, la carota. Andiamo a vedere con invece il discorso grattugia con l'altro. E quindi smontiamo la lama, proviamo a grattare del formaggio, del parmigiano. Ecco, questo mi sa che lo gratta davvero bene. Andiamo a vedere il risultato. E come vedete la macinatura è molto fine. Questo lo gratta pure abbastanza facilmente, perché evidentemente la lama è molto i dentini sono molto affilati della lama. Ecco qui. Voglio fare un altro paio di prove prima di poter dare il mio giudizio finale. Thank you.
Comunque, ragazzi, per concludere, vi posso dire che malgrado eravamo partiti bene, questo prodotto è davvero un disastro. E alla cifra a cui viene venduto, cioè 18 euro, ci sono veramente tanti altri prodotti molto simili a questo che funzionano meglio, e che sono poi quelli che ho provato prima. E la cosa che mi piaceva molto di questo prodotto qui, come vi ho ripetuto più volte, era il fatto che questa superficie era molto dura e che quindi era possibile fare, come si dice, tagliare tutte fette uguali. E solo che poi il problema è che se un taglia lama, uno può dire vabbè, ok, questa me la porto ad affilare, ma pure tutte quelle altre non è che taglino tanto meglio. Altro problema che ho notato, che ho riscontrato. Questo oggetto che viene, diciamo, fatto per poter lavorare, a parte che, come vedete, qui già ecco, questo mi si è già rotto. Quindi questo vi fa capire quanto è resistente questo prodotto qui, che è fatto con dei materiali plastici, che però all'interno hanno queste parti in metallo che sono, scusatemi il termine, una merda. Perché comunque, cioè, non esiste che solo per aver infilato una patata se va a spezzare sto cosetto qui. Quindi, diciamo, primo punto, questa aggeggio, diciamo, è troppo delicato e si rompe subito. Secondo punto, che era quello che vi volevo spiegare prima di accorgermi che si era rotto, vedete questa linea qua? Allora, se questi cosi sono più corti della parte questa qui, non serve a un cazzo. Cioè, io ve lo dico proprio, scusate se ve lo dico con questi termini qui, ma è proprio per rendere l'idea, perché che succede? Che se io voglio infilare questa così, non posso perché viene bloccata da queste due parti. Di conseguenza, a che cazzo mi serve averci gli spuntoni se poi non ci arrivo? Cioè, questo è proprio un errore di progettazione. Altro problema, diciamo, che ho visto che non mi piace è che neanche dopo un po' che ho giocherellato con questa rotellina qui, se voi andate a vedere questa parte, io prima vi ho spiegato che c'era un perno qua sotto, ma non so se ci riesco a farvelo vedere, che solleva questa parte, la tira su. Che succede? Che finché fate un piccolo spessore, pure pure, dopodiché vi ritrovate che questo lato è più alto di questo. Quindi significa che io da questo lato non ho rotelle per poterla tirare su, tipo le mandoline giapponesi, per capirci, che hanno le viti. Questa no, questa ce n'è solo una, pertanto io più vado a tirare su da questa parte, più mi si inclina, per così. Quindi io dico che il soggetto non serve veramente a una ceppa. Cioè non serve proprio a niente, perché il problema è che è proprio progettato male, cioè progettato non solo male, ma poi questa lama manca affilata. Cioè, secondo me, andando a ritroso, il fatto che questa parte qui è dura e che era quello che mi piaceva tanto a me, comincio a pensare che sia anche una botta di culo, cioè nel senso che loro abbiano fatto con materiale tosto quello che gli pare, è venuto così. Però non era una cosa, si vede, progettata volutamente. Cioè, a questo punto mi cominciano a venire i dubbi, perché se tutto il resto fa schifo, non saprei proprio come giustificarlo. Quindi io quello che vi dico è non lo comprate, perché buttate 18 euro, come ho buttato io, peraltro. Quindi questo qui io penso che lo rimpacchetterò e io rimanderò dritto dritto a Amazon, perché un prodotto del genere secondo me non dovrebbe manco essere messo in vendita, perché i test ci stanno tutti prima di vendere una cosa. Vabbè, ragazzi, un saluto. Mi dispiace perché speravo di aver trovato un prodotto valido, invece a quanto pare direi proprio di no. Un saluto a tutti e ci vediamo col prossimo video.